Dopo il ritrovamento di questa mattina del corpo del capitano Paolo Francese, manca ormai all'appello solo quello dell'unica donna a bordo dei Tornado caduti nel Piceno martedì, Mariangela Valentini. E mentre le ricerche e le indagini proseguono, almeno abbiamo la certezza che non c'è inquinamento radioattivo nella zona dell'incidente. A dirlo sono la Procura di Ascoli e l'Aeronautica Militare in una nota congiunta. I velivoli, infatti, erano privi di armamenti di bordo. Le ipotesi sul tavolo di magistrati e militari sono ancora numerose, ma ce n'è una che sta prendendo corpo, secondo la quale ci sarebbe una concausa alla base dell'incidente aereo, un'avaria tecnica e un errore umano. Il sofisticato dispositivo che dà indicazioni al pilota su posizione e orientamento dell'aereo non avrebbe funzionato. Questo spiegherebbe perché gli aerei sono stati visti volare troppo bassi da diversi testimoni dell'incidente. Sull'incidente sono in corso tre indagini, una tecnica, una della Procura Militare di Verona e la terza della magistratura ascolana. Intanto a Ghedi, la cittadina in provincia di Brescia che ospita la base del Sesto Stormo, cui appartenevano i due piloti e i due navigatori, è ripresa la normale attività con voli e addestramento. Nei paesi vicini, dove risiedevano i militari uccisi, è ancora forte il dolore e lo sgomento per la perdita dei quattro giovani. Guardi, è una cosa che fa venire la pelle d'oca. Tragica, come penso a tutti, perché è stata proprio una morte così assurda. Ti dispiace perché sempre una vita umana, poi è successo così.